Le nuove regole previste nella nuova ordinanza firmata da Musumeci entreranno in vigore lunedì e saranno valide fino al 7 gennaio per limitare il contagio da coronavirus durante le vacanze natalizie. Da oggi all'aeroporto di Palermo è attivo il piano di intervento per la prevenzione della diffusione del Covid, tampone per i viaggiatori in arrivo. Nella Covid-19 test area ci saranno 3 squadre. Continua il sit-in permanente ai rosa del comitato promotore per le zone franche montane che manifestano il loro dissenso sulla mancata attuazione della legge regionale approvata il 17 dicembre 2019. I carabinieri hanno trovato 8 kg di sostanza stupefacente in un appartamento disabitato al villaggio Santa Rosalia a Palermo. Franco Delivery Show è il nuovo progetto di Spazio Franco e Bubble Crew che porta la performance degli artisti palermitani direttamente sotto casa. Bentrovati alla seconda edizione di Media News di venerdì 11 dicembre. In apertura le nuove regole previste nell'ordinanza firmata dal Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che entreranno in vigore dal 14 dicembre al 7 gennaio per limitare il contagio da coronavirus durante le vacanze natalizie. Tamponi rapidi per chi arriva in Sicilia. Tra le novità della nuova ordinanza, vediamo. Si stringono le maglie per gli arrivi in Sicilia durante le feste natalizie, lo prevede l'ordinanza firmata dal Presidente della Regione Nello Musumeci che sarà in vigore da lunedì 14 dicembre a giovedì 7 gennaio per limitare il contagio da coronavirus. Chiunque arrivi in Sicilia dovrà registrarsi sulla piattaforma www.siciliacoronavirus.it e essere in possesso dell'esito negativo del tampone molecolare rinofaringeo effettuato nelle ultime 48 ore. Sono esclusi i pendolari e coloro che si siano allontanati dall'isola nei giorni immediatamente antecedenti per recarsi nel territorio nazionale per un periodo inferiore a 4 giorni. Qualora la persona che fa rientro non abbia potuto sottoporsi al tampone molecolare, ha diverse opzioni. Può recarsi presso un drive-in appositamente dedicato per sottoporsi al tampone rapido antigenico. In caso di esito positivo si seguono le procedure previste per i soggetti Covid-19 positivi, con ripetizione del tampone molecolare e preso in carico da parte del sistema sanitario regionale. Se negativo potrà arrocarsi al domicilio con la raccomandazione di mantenere i dispositivi di protezione individuale, evitare i contatti con soggetti terzi e sottoporsi nuovamente a tampone antigenico dopo 5 giorni. In alternativa si può andare presso un laboratorio autorizzato e sottoporsi al tampone molecolare a proprie spese, con l'obbligo per la struttura stessa di darne comunicazione al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP. Chi non segue nessuna delle precedenti procedure, come ultima ipotesi, ha l'obbligo di porsi in isolamento fiduciario per 10 giorni presso il proprio domicilio, dandone comunicazione al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta, ovvero all'ASP di pertinenza. Ulteriori misure limitative finalizzate alla verifica del rispetto delle misure contenitive del contagio da Covid-19 durante l'orario di apertura degli esercizi pubblici, con particolare riferimento al settore commerciale, fermo restando l'obbligo di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, il ricambio di aria, nonché la ventilazione dei locali. I titolari degli esercizi sono tenuti a comunicare all'ASP il numero massimo dei clienti ospitabili, secondo le linee guida nazionali vigenti, esponendo il cartello con tale limitazione all'esterno del locale. I centri commerciali plurinegozio dovranno munirsi di strumenti contapersone agli ingressi, limitando e scaglionando gli accessi dei clienti. I titolari dei ristoranti e pizzerie hanno anche l'obbligo di conservare l'elenco dei clienti serviti ai tavoli per un periodo di almeno 2 settimane nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali, così da garantirne la disponibilità per le autorità sanitarie. I sindaci potranno consentire agli esercizi pubblici l'orario continuato e adottare altresì misure limitative di accesso alle aree comunali per evitare assembramenti e stazionamenti prolungati anche mediante l'utilizzo di transennamenti o regolatori di flusso di entrata e uscita. L'ordinanza del Presidente Musumeci prevede anche il coinvolgimento dei medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che supporteranno le ASP per tutta la durata del periodo emergenziale nella gestione dei pazienti Covid-19 positivi o sospetti tali, effettuando i tamponi antigenici rapidi o altro test.
Continuiamo con l'emergenza sanitaria. Da oggi all'aeroporto di Palermo è attivo il piano di intervento messo a punto dal direttore generale dell'ASP Daniela Faraoni e dal commissario per l'emergenza Covid Renato Costa per la prevenzione della diffusione del Covid durante le prossime festività. Tamponi per i viaggiatori in arrivo nella Covid-19 test area. Ci saranno tre squadre, ciascuna formata da 20 medici impegnate su tre turni. Noi stiamo cercando di creare attorno alla nostra isola e alla ai nostri cittadini una cintura di sicurezza. Questa cintura di sicurezza passa ovviamente dalle zone di entrata. Stiamo sperimentando oggi quello che poi avverrà in realtà di fatto lunedì, così in ossequio come l'ordinanza del Presidente, tutti i passeggeri da voli nazionali e internazionali che arrivano e che non posseggono un tampone molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti, fanno da noi il tampone rapido. Tampone rapido e dopodiché possono andare sapendo che l'indicazione che sarà data, visto che loro devono comunque registrarsi sul portale nostro, il Covid di Sicilia, devono tornare entro 5 giorni a fare un tampone di controllo presso i drive-in che noi mettiamo a disposizione nei vari posti dell'isola. La stessa cosa succederà per il porto di Palermo, dove cominciamo domani mattina. L'impegno è importante, noi abbiamo 60 medici su tre turni qua e 65 medici su tre turni al porto di Palermo, dove dobbiamo presidiare 7 approdi, di cui 6 a Palermo e 1 a Termini Imerese, che è l'ultimo che arriva alle 23. Quindi fatto questo, dopodiché rimane il problema di chi viene con mezzo proprio, diciamo che non potendosi fare alla stazione dove sarebbe più complicato. Abbiamo aumentato la disponibilità degli orari del drive-in della Fiera del Mediterraneo, che anziché aprire alle 9 aprirà alle 6 di mattina e anziché chiudere alle 4 di pomeriggio chiuderà alle 22. Questo permetterà di avere un ampio margine, anche lì con un impiego importante di medici, per cercare di soddisfare tutte le richieste che ci possono essere. Noi diciamo che caldamente raccomandiamo di usare questo drive-in, perché chiunque arrivi con qualsiasi mezzo ha la necessità di andare a casa, a trovare i parenti, a trovare le nonne, a trovare i nipoti, per cui sapere di essere negativo al tampone rapido è un'indicazione importante, ma soprattutto non mi stancherò mai di dire la cosa più importante in assoluto è niente assembramenti, niente feste, distanza interpersonale, mascherine e cercare di avere comportamenti prudenti anche all'interno del nucleo familiare, evitare di stare in spazi chiusi, aleggiamo il più possibile. Facendo queste cose, che sono cose abbastanza semplici, noi risolveremo un problema, una criticità che c'è adesso, eviteremo una terza ondata di virus e soprattutto con l'arrivo del vaccino possiamo cominciare a intravedere una via d'uscita da questo tunnel. Abbiamo voluto dare questo servizio ai passeggeri, viste anche l'ordinanza ovviamente che obbligano a fare il tampone, diciamo, all'arrivo. Il passeggero comodamente può, se non ha già effettuato il tampone ovviamente dal luogo di arrivo, può comodamente venire in quest'area di oltre 1.000 metri quadrati, dove grazie a una convenzione che abbiamo fatto con l'ASP abbiamo messo a disposizione l'ASP stessa e ci sono diversi medici che con i tamponi rapidi appunto effettuano i tamponi. Ci abbiamo dato con l'ASP un target di un'ora come tempo massimo di attesa, quindi ovviamente garantisce un viaggio da un lato che sia in massima sicurezza perché il passeggero arriva immediatamente al tampone e quindi il risultato, e dall'altro anche in serenità perché diciamo nel caso del tampone negativo può continuare il suo viaggio. Cambiamo argomento, continua il sit-in permanente a Airosa nei pressi dello svincolo autostradale dell'A19 Palermo-Catania del Comitato Promotore per le zone franche montane. I rappresentanti del Comitato manifestano il loro dissenso sulla mancata attuazione della legge regionale approvata già dal 17 dicembre 2019, una legge che porterebbe notevoli benefici a un territorio ormai commercialmente in ginocchio e sempre meno abitato. Buongiorno e bentrovata all'interno del nostro TG. Ancora sta proseguendo un sit-in per rimarcare l'importanza dell'attuazione delle zone franche montane. Intanto dove siete? Buongiorno, grazie direttore per averci contattato. Siamo allo svincolo di Rose sulla Palermo-Catania. Aspettiamo da 2.065 giorni che vengano attuate le disposizioni istitutive. Le zone franche montane in Sicilia, disposizioni che sono state approvate all'unanimità dall'Assemblea regionale il 17 dicembre 2019. Il prossimo 17 dicembre sarà trascorso un anno
dalla definizione dell'iter che si trova al momento in Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica. Vogliamo ricordare ai nostri telespettatori quali sarebbero i benefici per i vostri paesi di residenza dal momento in cui verranno attuate? Le disposizioni si rivolgono a tutti i comuni di montagna della Sicilia, le terre alte, comune che insistono sopra i 500 metri di altezza e che hanno una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Si tratta dell'esonero delle tasse che riguarda l'IRPEF, che riguarda l'IRES e che riguarda tutta la gestione delle imprese che operano in questi territori, che vivono un momento di grandissima difficoltà determinato da un fenomeno di desertificazione umana ed imprenditoriale. Questo fenomeno già si era evidenziato ben prima della pandemia, adesso presumo sarà ancora più peggiorato. La pandemia non ha fatto altro che scoperchiare il vaso di Pandora. Noi vivevamo e viviamo, i nostri imprenditori vivono momenti di grandissima difficoltà. La pressione fiscale è troppo alta. È inammissibile che un panificatore di Gangi, piuttosto che di Polizzi o di Buccheri o di Nicosia o di altri territori di montagna della Sicilia debbano pagare il costo dell'energia elettrica alla stregua del panificio di Milano piuttosto che di Torino o di Roma. C'è qualcosa che non va. Soddisfazione tra gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione dei ragazzi disabili per la prossima attuazione delle linee guida regionali anche dalla città metropolitana di Palermo. Una criticità messa in evidenza e seguita dall'ACA Sicilia e dalla Confael. Buongiorno e bentrovata all'interno del nostro TG. Ci sono delle novità che fanno ben sperare riguardo gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione dei ragazzi disabili. Ci siamo recati presso l'assessorato regionale ieri, ci ha ricevuto l'assessore Scavone, che si è impegnato formalmente ad un contatto diretto con il sindaco Orlando proprio per il recepimento di queste linee guida. Ecco, linee guida, dettagliamole così capiamo tutti di cosa si tratta. Ma le linee guida sono state, previste dal nuovo articolo 2 dal nuovo comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 24. Questo nuovo comma prevedeva che venissero redatte delle linee guida che servivano a dare coerenza all'erogazione del servizio in maniera uniforme in tutta la regione. Questo chiaramente è un passaggio fondamentale perché è un servizio in obbligo di legge 104, che è una legge quadro nazionale, che garantisce il diritto allo studio per gli studenti con disabilità. La regione Sicilia, tra l'altro prima in tutta Italia, si è data una modalità che servisse a mettere in coerenza il servizio in tutta la regione, tenuto conto che la competenza era degli enti locali e questo chiaramente ha creato per un certo periodo a macchia di leopardo un'erogazione a volte anche discontinua, ma soprattutto diversa da provincia a provincia. E chiaramente il diritto dei bambini è uguale per tutti. Le linee guida definiscono i titoli di studio che devono avere gli operatori, le linee guida definiscono la modalità di erogazione su punti che sono cardine, per esempio che l'assenza dell'operatore per motivi di malattia sia immediatamente sostituita dalla cooperativa che gestisce il servizio, che parimenti se invece l'uno è assente l'alunno l'operatore sia garantito nella sua continuità di azione in favore dell'alunno stesso. Tutti aspetti che sembrerebbero marginali ma che invece non lo sono, perché in ordine a queste cose, anche per ragioni di carattere economico, succedeva che da provincia a provincia ognuno decidesse per sé. Esserci rivolti nuovamente all'assessore Scavone, che in quanto assessore regionale detiene il servizio. Ricordiamo che la regione Sicilia è l'erogatore del servizio, mentre le ex province sono enti delegati a portare avanti, a realizzare le procedure di affido. Allora a questo punto manca soltanto la data che poi ci comunicherete. Assolutamente sì, quello che possiamo dire, che non è cosa da poco, è che ieri alle 21 sono stato chiamato dal dirigente del servizio in nome per conto dell'assessore Scavone, che ci ha confermato di aver raggiunto il sindaco Orlando, che hanno avuto un dialogo e che il sindaco Orlando si è
esplicitamente impegnato, così mi si riferisce testualmente, a fare ciò che deve essere fatto e che le linee guida saranno recepite. E allora Chiaramente, grazie per essere ci tengo a sì. precisare che questa è stata un'azione promossa e voluta fortemente da Acca Sicilia che vi parla, ma anche in nome per conto della Confael, che è il partner prevalente con il quale abbiamo condotto l'azione rivolta al conseguimento di questo importante risultato. Al processo a carico di Matteo Salvini per il caso Gregoretti, Giuseppe Conte ha chiesto di essere interrogato a Palazzo Chigi, avvalendosi dell'articolo del codice di procedura penale che dà facoltà al Presidente del Consiglio di essere ascoltato a Roma. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà sentito a Roma dal GUP di Catania, Nunzio Sarpietro, nell'ambito dell'udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio per sequestro di persona dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini per i ritardi nello sbarco dei migranti dalla nave Gregoretti, salvati dalla ONG Open Arms. Il Premier si è avvalso del secondo capo dell'articolo 205 del codice di procedura penale, che prevede per il suo ruolo che possa chiedere di essere esaminato nella sede in cui esercita, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui è preposto. La richiesta è stata ufficializzata al GUP Sarpietro, che non ha ancora fissato la data della trasferta a Roma. Nell'udienza preliminare fissata per domani, nell'aula bunker del carcere di Bicocca a Catania, saranno sentiti gli altri due testimoni convocati, gli ex ministri Danilo Toninelli ai trasporti ed Elisabetta Trenta alla difesa. In aula sarà presente anche Matteo Salvini, che ha annunciato la sua partecipazione all'udienza. Durante la stessa udienza, il GUP Sarpietro stabilirà la nuova data per lo svolgimento del procedimento e per le audizioni, come testimoni del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, dell'ora vice premier Luigi Di Maio e dell'ambasciatore Maurizio Massari. A conclusione della prima udienza, il 3 ottobre scorso, il GUP Sarpietro ha emesso un'ordinanza che dispone le loro audizioni testimoniali per fare un'adeguata verifica adottata a livello governativo in materia di immigrazione all'epoca dei fatti e rapporti con l'Unione Europea, anche con riferimento al cosiddetto patto di governo. Rientriamo in studio con la cronaca. I carabinieri hanno rinvenuto 8 kg di sostanza stupefacente in un appartamento disabitato al villaggio Santa Rosalia a Palermo. Durante un controllo antidroga, i carabinieri della compagnia di Piazza Verdi a Palermo hanno rinvenuto più di 8 kg di sostanza stupefacente di vario tipo all'interno di un appartamento disabitato nella zona del villaggio Santa Rosalia. Determinante l'apporto del cane Nadia in forza al nucleo cinofili carabinieri di Palermo, che con il suo fiuto ha scovato la sostanza stupefacente occultata in camera da letto, nello specifico 8 kg di hashish, 10 grammi di cocaina e 17 grammi di marijuana. Il tutto sequestrato a carico di ignoti. Il quantitativo di sostanza e il ritrovamento di materiale per il confezionamento integrerebbero il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Oltre alla droga, sono state rinvenute e sequestrate circa 50 cartucce calibro 38. La sostanza stupefacente, che verrà campionata e analizzata dal competente laboratorio del Comando Provinciale Carabinieri Palermo, avrebbe fruttato più di 80.000 euro una volta immessa sul mercato al dettaglio. Nei giorni scorsi, da analoghi controlli, nella provincia sono scaturiti due arresti per lo stesso reato: uno ad Altofonte, dove sono state trovate circa 400 piante di cannabis nell'abitazione di un incensurato, e uno a Piana degli Per il sequestro di 10 kg di marijuana a carico di un 47enne del luogo. La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato oltre 14.000 mascherine prive di certificazione e autorizzazione al commercio. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, tesi a garantire l'osservanza della normativa in materia di prezzi e sicurezza prodotti, anche in ragione della grave emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno sottoposto a sequestro amministrativo oltre 14.000 mascherine in un esercizio commerciale gestito da un soggetto di origine cinese. In particolare, i militari del gruppo Pronto Impiego, presso un esercizio commerciale in via Lincoln a Palermo, gestito da un 35enne di origine cinese, hanno trovato diversi dispositivi di protezione individuale in un sacchetto di plastica posto accanto al registratore di cassa, oltre ad altri scatoloni contenenti mascherine prive di certificazione sanitaria e del marchio di fabbrica.
All'atto del controllo presso l'attività commerciale, i Baschiverdi, dopo aver constatato l'effettiva vendita dei dispositivi medicali, hanno quindi sequestrato oltre 14.000 mascherine e denunciato alla locale Procura della Repubblica il titolare per frode in commercio e ricettazione. Continuano incessanti quindi i controlli alle fiamme gialle in tutta la provincia palermitana al fine di verificare il rispetto delle misure di sicurezza adottate dalle autorità governative, nonché contrastare possibili speculazioni o insidi alla sicurezza derivanti dalla commercializzazione di materiale non conforme alle norme. Il Teatro Atlante Circolo di Arci Palermo organizza la nuova stagione 2021 e chiede l'aiuto del pubblico. Sarà uno spettacolo, questo è il titolo della campagna che mira a coinvolgere gli amanti del teatro attraverso l'acquisto del ticket ad edizione limitata. Sarà uno spettacolo, questo è il titolo della campagna del Teatro Atlante, circolo della rete Arci Palermo, che intende lasciarsi alle spalle il 2020 per affrontare l'anno che sta per arrivare con entusiasmo, forza e spirito di condivisione creativa. L'obiettivo è quello di costruire una nuova stagione teatrale attraverso il supporto del pubblico. Il teatro ha chiuso le porte a marzo, proprio come è stato costretto a fare l'intero settore, e ha tentato di reinventarsi continuando a proporre spettacoli ed iniziative come l'esordio estivo de Le Occasioni, un'esperienza di teatro silente tra arti performative e tecnologia wireless all'aperto, il teatro in natura in collaborazione con Artemisia, società cooperativa per il turismo sostenibile e l'educazione ambientale, i laboratori di lettura espressiva a Villa Tasca, l'avvio per l'undicesimo anno consecutivo del laboratorio permanente dell'attore. Adesso è il momento per un ulteriore passo, ovvero quello di chiedere al pubblico un atto di fiducia, spiegano gli attori e cofondatori del teatro, Preziosa Salatino ed Emilio Aiovalasit. È il momento di cogliere l'opportunità di regalare per questo Natale un po' di bellezza, quella che ci è mancata durante questo complicato anno in cui non è stato possibile organizzare e garantire la nostra consueta programmazione. Cosa c'è di meglio che lavorare alla costruzione della prossima? L'iniziativa prevede la possibilità di visitare la pagina dedicata nel sito web del Teatro Atlante e seguire le istruzioni per acquistare i biglietti limited edition firmati Sarà uno spettacolo e assicurarsi un posto a sedere per assistere ad uno spettacolo a scelta della prossima rassegna 2021. Franco Delivery Show è il nuovo progetto di Spazio Franco e Bebel Crew, che porta le performance degli artisti palermitani direttamente sotto casa. Sentiamo le parole del capofila del progetto, Giuseppe Provinzano. Si tratta di recuperare il rapporto dal vivo con il pubblico. In questo momento in cui i teatri, le sale da concerto sono chiuse e che le uniche alternative pensate sono stati gli streaming, pensavamo a un'idea, a un progetto che potesse recuperare il contatto con il pubblico, il contatto dal vivo. Abbiamo aperto una call per trovare 50 artisti in tutta Sicilia che fossero disponibili a mettere la propria arte, le proprie performance in delivery, ovvero permettere che il pubblico possa consultare questo menu, queste schede di questi 50 artisti per poter chiamarli e poter avere la propria performance sotto casa, ovviamente nel rispetto delle misure anti-Covid, con tutte le distanze del caso, e poter portare l'arte, che sia teatro, che sia danza, che sia musica, a casa della gente, sotto casa della gente, nei cortili dei palazzi, nei giardini dei palazzi. C'è molta curiosità, stiamo ricevendo tantissime adesioni e anche tantissime richieste, perché ovviamente è un progetto nuovo, sperimentale, cioè, ne parliamo, ma si va modellando strada facendo, è una startup in qualche modo, quindi come tutte le startup ha bisogno di avere un contatto con la realtà. È chiaro che poi nei territori è diverso, sarà diverso a Palermo, così come sarà diverso in un piccolo centro, in un paese. La risposta è positiva, perché è una cosa veramente nuova,
penso che possa avere un, essere un'alternativa, non è un'alternativa al teatro, al concerto vero e proprio, ma in questo momento può essere una nuova formula di fruizione dal vivo dell'arte. È una cosa anche molto coraggiosa da parte degli artisti che stanno aderendo, perché è chiaro che in una sala teatrale hai tutti i comfort, hai le tue luci, il tuo impianto, hai la tua protezione. Non è facile per un artista andare in delivery. Però rispetto appunto a quello che manca nell'alternativa unica che c'è in questo momento, lo streaming, il rapporto con il pubblico penso che possa restituire una grande ricchezza. Quindi magari appunto si va a performare in luoghi che non sono prettamente artistici, ma avere degli occhi veri che ti guardano ti può restituire tanto. Passiamo al Palermo Calcio. I rosanero domenica affronteranno a Renzo Barbera la Casertana dopo la sconfitta esterna subita in casa con il Foggia. Gli uomini di Roberto Boscaglia in campo per il riscatto. Un campionato in cui c'è tanto bisogno di continuità di risultati, di stabilità difensiva e di un attacco prolifico. In pratica un'identità che il Palermo ancora non ha. Le attenuanti sono tante. Boscaglia ha dovuto fare i conti con un precampionato anomalo in cui a Petralia Soltana il tecnico di Gela non ha potuto testare la squadra non disputando le rituali amichevoli precampionato. Le prime gare in pratica sono servite in questo senso, culminate con la brutta sconfitta a Bisceglie. Il Covid ha fatto il resto, la rosa continua a essere ancora carente di condizioni e a Foggia ha pure pagato un campo pesante al culmine di un tour de force con 5 partite in casa giocate ogni 3 giorni. Il recupero della rosa al completo, dei giocatori convalescenti e soprattutto della piena efficienza fisica dovrebbe dare un dato completo sul reale valore di questa squadra in vista del mercato di gennaio, in cui la società farà le giuste valutazioni per tentare a questo punto l'aggancio ai playoff con l'inserimento di giocatori pronti in grado di fare la differenza. A tal proposito, Sport 19 in questa settimana ha sentito il parere di Pietro De Sensi, l'ex difensore rosanero dall'87 al 94, che ha collezionato 200 presenze e 17 reti con la maglia del Palermo. De Sensi ha parlato della garanzia per il Palermo di avere un allenatore come Boscaglia, della necessità di continuità di risultati, ma su tutti un consiglio su quali caratteristiche deve avere una squadra di C1 per vincere il campionato. Ma sicuramente ci vogliono, diciamo, gli anziani, tra virgolette, di grande livello, non solo calcistico, ma con grande personalità, grande carisma, e ci vuole anche quei ragazzi giovani con entusiasmo che riescono, diciamo, a dare anche l'entusiasmo ai giovani. Quindi sicuramente ci vorrebbe un mix tra gente d'esperienza con voglia e ragazzi di valore. Anche per oggi è tutto, vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento alle prossime edizioni di Media News.